In questo momento è stata superata la fase critica, però abbiamo sullo scenario dell'alluvione diverse centinaia di unità che sono all'opera, che vengono sostituite quando è il momento di cambiare i turni e numerosissimi mezzi impegnati. Il cuore di Arezzo ha già raggiunto in queste ore con una donazione i territori dell'Emilia-Romagna, dove adesso il pericolo più grande è rappresentato dalle infezioni sanitarie. Il canale è aperto, aveva detto ai nostri microfoni il presidente di OPI, Giovanni Grasso, che assieme a Siro Piantini hanno fatto arrivare alle popolazioni alluvionate i primi aiuti. Un secondo carico potrebbe partire nei prossimi giorni, le donazioni sono sempre valide. Intanto è il comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo, a margine dei festeggiamenti dei 60 anni, della costituzione del loro gruppo sportivo, a ringraziare tutti i vigili aretini impegnati in queste ore in Emilia-Romagna. Il mio pensiero adesso va anche a quel personale che oggi non è potuto essere qui perché è impegnato in Emilia-Romagna. Abbiamo 5 unità partite oggi che hanno dato il cambio a quelle già presenti sul posto, quindi il nostro pensiero va a loro e alle famiglie di coloro i quali hanno perso tutto e alle famiglie di coloro i quali purtroppo hanno avuto delle vittime a causa dell'alluvione in Emilia-Romagna.